Proseguono senza sosta allo Stadio San Paolo i lavori per le Universiadi che saranno completati per la grande festa di inaugurazione. Sono circa 90 gli operai che ogni giorno lavorano nell'impianto di Fuorigrotta. Nei giorni scorsi era stata completata la nuova pista di atletica e l'impianto audio e di illuminazione. Entro la fine di giugno saranno montati tutti i nuovi sediolini che porteranno la capienza a 55.000 posti e saranno montati anche i due nuovi tabelloni elettronici. Sono qui per un sopralluogo allo Stadio San Paolo, sono davvero contento di come stanno procedendo i lavori, complimenti a tutta la squadra, operai, direzione lavori, le ditte, i nostri funzionari, si sta facendo una corsa contro il tempo ma sta avvenendo bellissimo, dai seggiolini alle opere di impermeabilizzazione, gli impianti elettrici, i tabelloni, gli spogliatoi. È davvero un bel vedere, manca un mese all'inaugurazione delle Universiadi che si farà qui. Siamo tutti molto contenti ed emozionati. Napoli e i napoletani sono una grande squadra, quando decidono di raggiungere un obiettivo non ce n'è per nessuno.